Filippo, perché quella era la palla. Era la palla da buttare dentro, sì. Ora c'è rimessa lunga del portiere del Salisburgo, palla che finisce ancora la squadra di casa, che prova a orchestrare un'azione sulla sinistra. Ancora palla per Ulmer, indietro per Gluck, ancora Ulmer, prova a avanzare di qualche metro, poi allarga ancora per Gluck, scambiano sempre i due, ancora il capitano Ulmer, prova a verticalizzare, no, serve Capaldo che si gira, mancano 5 secondi alla fine del primo tempo, stiamo aspettando solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Finisce primo tempo 0-0 tra Salisburgo e Inter, partita molto fisica, molto bloccata, c'è solo una grandissima occasione che è quella per l'Inter, capitata a Frattesi con l'azione di Thuram che crossa in mezzo, Sanchez bravissimo sul dischetto del rigore ad avvitarsi, a stoppare, servire a rimorchio Frattesi che arriva, il sinistro, il piattone di sinistro però troppo aperto il sinistro, troppo il peso indietro, palla molto alta sopra la traversa, era un rigore in movimento. Diciamo che quella è l'unica vera occasione della partita. Quella di Bastoni forse anche, però questa quella è... di Bastoni, sì, quella di Bastoni anche, sì. Becca. Si sono dimenticati di quella. Perché questa è stata più grossa, certo, certo. Questa no, la... però era no, un'opportunità anche quella di Bastoni. Sì, sì. Che dire, che aggiungere sul discorso Frattesi, insomma, ha sbagliato, dicevi tu, arriva un po' stanco lui in area, no? Generoso in campo, quindi ci sta anche che perda un attimino la lucidità, perché di solito lui è bravo con gli inserimenti e molto. Diventa letale perché i parecchi gol suoi è quando arriva da dietro, però stasera secondo me è arrivato proprio male, scoordinato, corpo all'indietro e ha cercato di piazzarla col sinistro, però da la dimenticare stessa, la conclusione. La stessa porta di cui l'anno scorso, la stessa azione in cui Salamakers fece il pareggio. Me la ricordo quella lì. La stessa porta. Finì 1-1, il Milan pareggiò a Salisburgo. Però... al di là di questo, voglio dire, quello che abbiamo detto dalla partita all'inizio si sta verificando, perché l'Inter nelle ripartenze avrà molto più spazio, già adesso alla fine del primo tempo si è visto, perché la qualità paga, qui ti cito Pioli, che a me non fa impazzire, però ha ragione effettivamente che la qualità della tecnica è tutto, e purtroppo per loro, quelli del Salisburgo sono molto giovani, ai tanti, hanno un ritmo indiavolato, però non riescono assolutamente... Scusa l'avvocato, se avessero la precisione e vanno 3.000 all'ora staremmo parlando di... Certo. Del Manchester City, dici tu. O del Milan di Sacchi o dell'Ajax di Cruyff. Adesso non esageriamo, però sì, diciamo che sarebbero una squadra più forte. Avvocato, ti ha mollato un 6 mesi, ci dobbiamo rivedere più spesso, mi sa. Ezio, che mi dici? Ti dico che una grossissima occasione, ribadisco anch'io, quella di Frattesi, Evaristo l'ha spiegata bene, cos'è che ha portato all'errore di non centrare la porta, anche se, se c'entra la porta, aveva due difensori davanti. Infatti forse lui la alza anche la per alza quello, per... però... Sì. Lui ha cercato di piazzarla alta nell'angolo alla destra del portiere, è arrivato male, però avete fatto bene a ricordare l'occasione di Bastoni, perché secondo me è grossissima. Cioè, se lì riesce, sai, quando colpisci di testa, mi insegnate, voi calciatori, che basta colpirla un po' più in qua, un po' più là, sì, ma di pochissimo. Però devi inquadrare la porta. Addirittura, secondo me, ha cercato di girarsi per piazzarla, però era troppo bassa. Sì. A quel punto lì, se fosse, essendo mancino, se fosse capitata dall'altra parte... Mette il piede, va di interno. Invece perché lui ha un bel mancino, tra l'altro, è sensibile. Quindi sono le due occasioni più clamorose della partita. Di tutta la partita, perché poi diciamolo, Salisburgo ha messo pressione, ma non ha praticamente mai tirato, cioè Sommer non ha fatto parate. Alla fine è una partita spigolosa, perché loro corrono e tutto, però sono d'accordo che non hanno grandissima... siamo inquadrati... non hanno tantissima qualità. Si spiega a casa cosa hai fatto lì sotto. No, ho sistemato il microfono. Il filo del microfono. Okay. Cercano l'episodio, anche quella punizione. Sì, sono aggressivi, non ti fanno ragionare, però sono convinto che la prima situazione dove riescono a uscire col disimpegno pulito gli fanno male. Sì. Noi abbiamo visto, secondo me, la partita che abbiamo visto anche a San Siro, primo tempo, no? 20 minuti in cui Salisburgo corre, non ti fa giocare, ti tiene spalle alla porta, dopodiché quei 20 minuti di
agonismo forsennato calano un po', non ci sono più, e l'Inter trova spazio per giocare palla al terra e per arrivare dalle parti del portiere del Salisburgo. Però lì erano stati più pericolosi, sì, infatti, sì, i primi 10 minuti Assassino aveva fatto tu Federico parlavi di parata, l'unica parata, se la possiamo chiamare così, quella di Sommer, è quando respinge in laterale un cross, era un tiro in porta. Ma non sei contento che ti faccia vedere la Champions stasera? Guarda, ho la pelle d'oca, l'ho già sentito questa sera. Ti sei visto prima il Napoli, adesso l'Inter. Mi sto divertendo tantissimo. Ma tu in quegli anni che la tua squadra non c'era in Champions, invece ti annoiavi? Andavo a teatro. Avevi proprio cambiato interesse. No, mi ero tenuto libero e quindi cercavo di occupare. Dai, non essere cattivo, perché lui ha disdetto l'abbonamento a Sky. No, non è vero. Vabbè, ma tanto che ti serve? Noi ti invitiamo qui, te la vedi qui la Champions, quindi non ti serve neanche. Di Quando avete poi finito tutti quanti, grazie. Guarda, sai cosa faccio? Vado da Filippo che fa gli up and down. Abbiamo visto il replay, c'era lo spazio per piazzarla bene. È arrivato di Frattesi, male, dici? Ha proprio sbagliato, ragazzi. Anche non cerchiamo giustificazioni. Siccome lui ha detto ce n'erano anche 3 o 4 a Salisburgo. No, due giocatori. Sì, che erano quelli dietro a Sanchez. Però lui con la palla indietro, gli difensori non ce li ha a un metro, ce li ha a 4 metri avanti. Poi erano spostati. Cioè, il tempo ce l'ha comunque per fare qualcosa di meglio. Sì. Up and down, Filippo. Certo, non per non tirarla in curva. Allora. Per quanto riguarda gli up, Turam 6 e mezzo, comunque lì davanti anche da solo tiene in ballo tutta la difesa del Salisburgo, l'abbiamo visto nelle ultime due azioni, in una non è successo niente, ma lui da solo in contropiede ne salta 3, ne salta 4, crea comunque la possibilità all'Inter di alzare il baricentro, e poi abbiamo visto l'azione che ha portato anche all'occasione di Frattesi, dove è lui che costruisce dalla sinistra, ruba palla, va, ma comunque cuce il gioco, va a recuperare, non sbaglia un pallone, quindi molto bene Turam. Per quanto riguarda gli altri, metto Acerbi, che comunque lì dietro è sempre una sicurezza, mi è piaciuto, 6 e mezzo, e il terzo, faccio fatica, perché non è che è stata una partita così, do 6 più a Sanchez, perché non si è visto tanto, ma quando è servito, come nell'occasione di Frattesi, ha fatto vedere la sua classe. È una partita molto difficile per gli attaccanti, ma direi che verso la fine sono usciti soprattutto Turam, ma anche Sanchez qualcosa di bello ha fatto, e se Frattesi avesse segnato, insomma, il merito sarebbe stato molto di Sanchez. Per quanto riguarda i down, un po' ce ne sono. Carlos Augusto, non benissimo, 5 e mezzo, ha spinto poco, e anche in difesa l'ho visto un po' in difficoltà, costretto a qualche fallo. Poi Mkhitaryan forse alla fine si è salvato un po', metto Mkhitaryan e Frattesi per l'errore. Mkhitaryan e Frattesi 5 e mezzo. Anche per il resto Frattesi. Sì, ma poi l'errore comunque pesa. Ci sta nel giudizio, è un qualcosa. Ma io che credo, pesa. A me Frattesi piace tantissimo, secondo me è un giocatore già pronto per l'Inter, però mi pare che ci stia mettendo un po' di tempo, l'impressione che ho io, a capire gli schemi di Inzaghi, cioè a capire dove deve stare in campo, perché quando vedi gli altri sanno cosa fare, quando farlo, eccetera, eccetera. Lui alle volte è troppo focoso, ha voglia di spaccare il mondo e viene un po' di frenesia. Si chiamano i tempi giusti. E questo forse ma anche spiega, in fase difensiva. Forse Filippo spiega le scelte di Inzaghi, che non lo utilizza tantissimo. No, beh, ha giocato. Poi è chiaro che i titolari sono Barella, Mkhitaryan. Quando c'è l'imbarazzo della scelta è un voto a Mkhitaryan? 5 e mezzo Mkhitaryan e 5 e mezzo Frattesi. 5 e mezzo. Tutti 5 e mezzo. Ma Becca, ecco, da giocatore te lo chiedo, cioè sapere che ogni partita è l'esame, no? Perché se non fai benissimo la prossima non la giochi, magari per uno che arriva da Sassuolo dove le giocava tutte può essere un... No, lì l'ha già capito, mi risulta, quel poco tanto che conosco, perché hanno capito che sono in tanti e quindi sono stati preparati prima, che non giocheranno sempre con continuità, e quindi l'hanno accettato anche bene. Ti devi far trovare pronto.
Sì, per forza, quando decidi di avere una rosa più vasta non puoi avere a quei livelli qua, non puoi avere la tranquillità, sai che ogni partita può diventare determinante per essere protagonisti. Ma poi quando arriva discorso di gruppo, Filippo. Sì, no, ma sono d'accordo, ma poi bisogna capire che quando arriva Frattesi, cioè Frattesi è un giocatore secondo me che può diventare fortissimo, è già forte, può diventare fortissimo, però non arriva Toni Kroos. Cioè, che deve, arriva all'Inter e deve fare il titolare. Arriva Frattesi che ha davanti Barella, campione d'Europa, ha davanti Çalhanoğlu, ha davanti Mkhitaryan, che sono giocatori che già da qualche anno all'Inter fanno la differenza. Quindi si sa che devi guadagnartelo il posto. E poi come caratteristica che lui è molto bravo negli inserimenti. Qua si chiede gli inserimenti e anche la partecipazione nel gioco corale. E lui lì sicuramente deve ancora migliorare, perché negli inserimenti c'ha delle percentuali che anche se gioca 15 minuti, 20 minuti lo arriva due volte davanti alla porta. Adesso imparerà anche un po' più a cercare, come diceva Filippo, con i compagni il gioco di squadra, però è un giocatore che diventerà fortissimo. Cioè. Sono d'accordo. Sui giudizi di Filippo, Paolo? Sono d'accordo, sono d'accordo su tutti, eccetto che avrei messo Çalhanoğlu al posto di Sanchez. Tra quelli che salgono, quindi. Tu, Ezio, che dici? A me non ha impressionato tantissimo questa sera Çalhanoğlu, forse perché sono abituato che le ultime prestazioni sono state strepitose. Ha verticalizzato questa sera con lanci di 40 metri in tre circostanze. No, ma ha giocato una partita da 6, cioè non ha... Sì. Non ha giocato male, non senza ha giocato infamia benissimo. Senza l'oro. Però, Sanchez, però è un altro Sanchez? Dei giocatori che Filippo, veramente io personalmente non pensavo fosse così forte. No, ma anche perché lui quel ruolo lì non l'aveva mai fatto. Il calcio è strano, perché mi ricordo dei passaggi che lui non voleva giocare in mezzo. Esatto. Quindi nell'attimo ha detto prova a giocare in mezzo che ti diverti di più, fai qualche gol. Quindi l'allenatore lì è stato determinante. Quando hai capito che poteva giocare benissimo in mezzo, ecco che si è aperta la situazione di Brozovic, perché io mi ricordo quando parlavamo ci vuole l'alternativa a Brozovic. Il vice Brozovic. Invece hai preso i soldi, hai messo lui in mezzo, uno dei migliori, in più sei ancora protagonista. Vero, vero. Meglio di così. Al Milan sono passati tre allenatori, ma nessuno l'ha provato lì. Giocava davanti, giocava a mezzala. A Milan ha fatto fino alla pandemia. Ancora, senta Milan, stiamo parlando dell'Inter, dai. Ma lui ha fatto Milan adesso. No, dico che è vero, nessun allenatore ha fatto due anni mai avuto quell'intuizione lì. E due anni, e un anno e mezzo favoloso. Però in un altro ruolo, questo voglio dire. Un anno e mezzo favoloso, ma nessuno l'ha visto mai in mezzo davanti alla difesa. L'ha messo come trequartista davanti, qualcuno. Cioè, Inzaghi l'aveva messo anche per necessità, però, probabilmente. Ecco, il ruolo anche degli allenatori, che io non sono d'accordo che gli allenatori non contano più niente, sono sempre determinanti. Io avevo avuto quel periodo lì, avevo incontrato i suoi due allenatori. Uno veniva dalla Lazio, non faccio nomi, ma era Inzaghi, e anche Pioli. E quando tu parli con gli addetti ai lavori ti dico, no, becca, guarda che quello lì è... Tutti e due erano d'accordo che era forte. E lo voleva addirittura Inzaghi, lo voleva la Lazio. Allora, quando gli addetti ai lavori parlano così, forse aspetta che lo guardo in modo più completo, diverso, e ho scoperto un grandissimo giocatore. Lui giocatore. Ha avuto, nel Milan ha avuto poi Gattuso. La fiducia conta, la fiducia. Ha avuto Gattuso, forse Montella per Montella, un paio Gattuso mesi. E Pioli. Allora, rieccoci, ben ritrovati, cominciato il secondo tempo, e come ipotizzava correttamente Filippo, la partita di Bissek è finita? Sì, sì, è uscito Bissek come immaginavamo, perché comunque rischiava il secondo giallo. È entrato De Vrij come abbiamo immaginato, però in mezzo rimane Acerbi, Bastoni ovviamente a sinistra, con De Vrij braccetto di destra. Un cambio anche nelle file del Salisburgo, perché è uscito Ulmer ed è entrato Kurnadot. Attenzione ora Frattesi, cross in mezzo, Sanchez dopo di petto in area di rigore, Sanchez pallone all'indietro, ci incischiamo troppo, non tiriamo in porta, mia, e alla fine il Salisburgo esce palla al piede, una scivolata di Çalhanoğlu che si becca il giallo. Questo intervento ingenuo da parte del turco, che va in netto ritardo, in scivolata sull'attaccante, sul giocatore, se non ho visto chi era, del Salisburgo, si piglia il cartellino giallo. E qui viene fuori secondo me anche un po' di stanchezza di Çalha, che gioca tutte le partite, tutte. E secondo me un po' di lucidità ogni tanto la perde. In questo caso va troppo a cercare l'anticipo, capisce di essere in ritardo, perde il tempo, e allora a quel punto fai scivolata e netto il fallo, e
Ha rischiato anche qualcosa, sì, di più qua. Bravo, sì, lo stavo per dire, ha rischiato nel senso che se l'avesse preso bene, col piede così alto, l'ha preso, questo rischia di essere rosso diretto. Ha rischiato molto, l'ha colpito, sì, praticamente sul ginocchio. Sì, 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 l'ha, sì, preso così strisciando. Diciamo che non è andato strisciando. Non è andato così, è andato strisciando. Cioè, questo è un intervento che se lo vedi solo con il fotogramma diresti è rosso. Vedendolo è andato dopo, se fosse già andato con la suola era rosso diretto. Certo. Lì è stato... fermato perché lui è andato per andare in scivolata e nella prosecuzione della gamba è andato con la suola, ma dopo non è più. E qui Becca, come lo gestisci questo giallo? Perché insomma qui non è che puoi togliere Çalhanoğlu. Lo fa, ha tolto. No, qua no, lui non ha rischio, cioè ha fatto lì è arrivato fuori tempo, sbagliato, però riesce a gestirsi lui, no. Quando è ammonito sono i difensori mediani, quelli che devono aggredire, devono marcare. Lui riesce a ragionare e capire quando entrare e quando no. Comunque c'è da dire, Becca, anche che nell'ultimo periodo, Inzaghi ha dato molta fiducia ad Aslani. Attenzione, contropiede, sì, dell'Inter, Sanchez allarga per Frattesi, limite l'area di rigore, Frattesi, oh, qui c'è fallo, Mkhitaryan sbaglia completamente, attenzione che qua c'è un fallo di Pavlovic, netto, in ritardo su Frattesi, cartellino giallo per Pavlovic e calcio di punizione per l'Inter. Attenzione, io credo sia fuori area, ma siamo lì nei pressi. Attenzione, mi sembra fuori area, però io l'ho visto in velocità, vediamo, no, nettamente fuori area. Sì, sì. Nettamente fuori area. Calcio di punizione per l'Inter, non essendoci Di Marco, però sulla parte di destra il mancino, altro mancino è Carlos Augusto, io credo che ci proverà. Sai cosa mi sarebbe piaciuto vedere? Il replay sull'occasione là, non occasione, di Sanchez, quando ha fatto il primo stop che si era liberato per calciare, ecco, se però non ce l'ha fatta vedere. Ha perso il tempo. Comunque notate oppure... che la spinta agonistica si è attenuata molto del Salisburgo. Ah sì, sì, è partita più forte di Inter. Grazie che ce l'hai ricordato, avvocato. Però volevo vedere la conclusione, diciamo anche di agli amici a casa. Di Sanchez era una mia curiosità, perché secondo me quando ha fatto la prima finta si era liberato per il tiro. Sì, poi sì, non sono riuscito a capire se poteva appoggiarsi. Ma lui ce l'ha sta cosa, non è uno che prende e tira. Ogni tanto gli viene la voglia del dribbling. Uno si è accorto che nella prima finta l'aveva mandato io. Può darsi. Tutto pronto, attenzione per la punizione di Ciala, un metro fuori dall'area di rigore, molto spostati sulla destra, quindi credo la metterà in mezzo, tagliata. Però Ciala potrebbe anche provare a tirare sul primo palo. Vediamo quello che decide di fare sul il turco. Palo. Due uomini del Salisburgo in barriera, c'è anche Darmian a dare fastidio. Arriva Ciala che tira in porta, centrale, respinge, attenzione Darmian, porta vuota! Konaté che è lì sulla traiettoria, va a recuperare palla Sanchez sulla sinistra, il cross arcuato in mezzo, il colpo di testa di Frattesi, diventa un passaggio per Schlager. La punizione quindi battuta da Çalhanoğlu direttamente in porta, palla che rimane però centrale, non respinge benissimo Schlager, che dà la possibilità all'Inter di tirare in porta. Attenzione che ora c'è il pressing di Sanchez senza fallo, ma si libera bene della palla Pavlovic che dà a Schlager, ancora il possesso per la squadra di casa con Baidu che allarga sulla destra per Dedic, ora è Bistrup, ancora Baidu. Pallone in mezzo per Capaldo che allarga tutto sulla sinistra, prova ad avanzare, palla al piede ancora a Dedic che torna indietro da Pavlovic, si torna da Bistrup, anzi Bistrup giusto, ancora lui palla al piede, allarga sulla sinistra per Pavlovic che in posizione di ala sinistra può avanzare nella metà campo dell'Inter, inseguito da Sanchez che prova a vincere il duello fisico ma è proibitivo, enorme il giocatore del Salisburgo. Attenzione, ora Dedic sulla sinistra, il cross in mezzo deviato, Sanchez recupera palla, poi a rimorchio per Ciala, largo sulla destra per Frattesi, si chiudono le maglie del Salisburgo, Frattesi tiene palla, poi all'indietro per Darmian, tocco morbido per Sanchez che stoppa bene di petto, grande palla di Sanchez per Mkhitaryan, c'è spazio, deve allargare Miki, lo fa adesso sulla sinistra, Carlos Augusto a metri per avanzare, va a puntare l'avversario, sovrappone Acerbi sulla sinistra, servito in questo momento, posizione di cross, arriva il cross in mezzo, mette fuori Baidu, poi recupera Ciala, no, Ciala mi sembra stanchissimo, non è un pallone che lui di solito perde, attenzione che ora c'è spazio per Simic che avanza, va a puntare De Vrij, si avvicina all'area di rigore dell'Inter, ancora Simic allarga per Konaté, posizione in area di rigore sul destro, palla sul sinistro, ancora Konaté s'accende, palla sul mancino, poi largo al destro altissimo sopra la traversa di Gluck che prova il destro a giro con la palla che gli viene incontro, sbaglia completamente Gluck, un po' come Frattesi prima,
e alza al quarto anello. Tutto nasce da un errore di Ciala al limite dell'area di rigore del Salisburgo, che non stoppa un pallone per lui facile. Secondo me questo è un segno abbastanza grosso e palese di stanchezza. C'ha due anelli. Che tiraccio, ragazzi, qui sono scarsi. Sono abituato a San Siro, quindi scarsi. Salisburgo veramente una squadra scarsa. Aia. Con tanta aia. Buona volontà, no, dai, niente, tanta niente. Corsa, tanto pressing, tanto. Ma a proposito di gente che corre, Darmian, quanto ha corso finora? Beh, insomma, tanto penso, no? Sì. Tanto. Perché non pagano chilometri? Non lo so, sei tu l'esperto dell'Inter. Io... No, vabbè, cioè, esperto, guardo come te. No. Perché ti ha colpito questa cosa, Ezio? Perché sono almeno 3-4 volte che lo vedo partire da un'area, andare all'altra, tornare indietro praticamente senza fermarsi. È un altro di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella rosa. Sì, perché dove lo metti sta e lo no, fa bene. E poi c'erano dei periodi che non stava bene, ma gli dicevano: io potessi scegliere. Quando devi giocare, se mai su tutti prendo Di Marco. Che questa sera non c'è, però se dovessi prendere un giocatore all'Inter... Ma non ti disturbare a prendere qualcuno, guarda il così. No, ma noi li lasciamo così, vedi, lasci, quadrato, adesso... così. No, però vedi, anche dietro... Alessandro vogliono. La storia di Magari. Di Marco è 5 anni che ci ha messo per arrivare lì, Di Marco. Sì. Perché no, ha fatto dei passaggi, però lui dice... è un giocatore fondamentale, sì. Secondo me. Fondamentale. Vabbè, Becca, ti stanno punzecchiando, ti vedo anche innervosito. No, da... no, non puoi innervosirti con loro. Attenzione, Frattesi, limita l'area di rigore, allarga bene sulla destra per Darmian, posizione di cross, va a puntare l'avversario Darmian, spalla sul sinistro, prova il tiro a giro! Mamma mia, non ha preso giusta il giro. L'idea, non buona l'esecuzione, però buona l'azione dell'Inter, che ora trova spazi per giocare palla, poi chiudono bene i giocatori del Salisburgo, ma Darmian si libera bene per il sinistro, prova un tiro a giro sul piede che non è suo, da una posizione comunque molto difficile. La palla si impenna ed esce di molto. Abbiamo detto no anche adesso, eh? Eh? Ho detto no anche adesso, eh? Non ci ho fatto caso. Non ci credo neanche tanto, sinceramente. No, ho detto. Va bene, insomma, mi sembra comunque un Inter migliore di quella del primo tempo, inteso la prima parte del primo tempo. Cioè, l'intenzione adesso mi sembra sia quella di andare a prendersi il gol. C'era il rischio che incassasse il gol da solo, perché la palla stava prendendo un giro, sì, hai ragione. Ora c'è fallo a metà campo dell'Inter, Bastoni protesta, tiene la palla in mano, dice all'arbitro che l'avversario si è buttato, l'arbitro lo redarguisce perché ha perso tempo tenendo la palla in mano. Ancora il pallone per il Salisburgo, attenzione con Simic, limite l'area di rigore, spazza giustamente, De Vrij allontana la palla, partita veramente veramente difficile questa. Ancora fallo laterale per la squadra di casa sulla destra. Va a prendersi il pallone Capaldo, sarà lui a battere il fallo laterale nella zona offensiva di destra, nella metà campo dell'Inter, serve Bidstrup, Bidstrup si gira, salta Barella che viene saltato nettamente, poi commette fallo, calcio di punizione, un po' abboccato qua alla finta del 18 del Salisburgo, Barella, ora sta per entrare Ratkov nelle file del Salisburgo, esce... il numero 23 Simic, quindi fuori Simic, dentro Rakrup. Voto a Simic, Paolo. 4,5, 5. 5. Cattivo, non ha fatto niente. Ci ha messo impegno, volontà. Bello, generoso. Generoso. Bellissimo. Non avevo dubbi che ti piacesse. L'hai aggettivato. Perfettamente. 5, sei d'accordo, Becca? No, l'offesa più grossa che è quando dico generoso. No, no, non la posso sentire. È come quando di una donna dicono è simpatica. No, no, ma capisco 5, qualcosa. Dai un da voto. Solo. Dai tu il voto. Dai, rimaniamo in cronaca, poi dopo daremo i voti a tutti nel post partita, ovviamente. Palla Salisburgo, poi stavo pensando, Filippo, il Salisburgo comunque è vero che per la Champions dovrebbe vincere, però al Salisburgo interessa anche la zona Europa League, quindi anche un pareggio comunque. È scontata, a questo punto col Benfica che sta a 0 punti. Attenzione, sì. Buona la chiusura di Frattesi, ma sì, sono d'accordo con te, però credo che voglia giocarsi le sue... ci prova, certo. Anche perché la partita è assolutamente in bilico, cioè non è che stiamo dominando e loro sono chiusi dentro l'area di rigore, ma il pareggio anzi, non gli serve,
anzi sono anche pericolosi perché continuano a correre tantissimo. Attenzione a questo pallone in mezzo, buona la chiusura di Carlos Augusto, vediamo se ripartiamo. Barella, bene per Lautaro, si butta nello spazio Barella, Lautaro va a puntare l'avversario nella tre quarti offensiva, c'è spazio, ecco, per dare fastidio, Lautaro, ecco. Lautaro, limite l'area di rigore, va a cercare Thuram, Thuram finta, palla sul sinistro, rigore. No, dai, ma Thuram salta netto l'avversario che si dimentica del pallone. Va giù. L'arbitro ha messo il fischietto in bocca e poi l'ha tolto. Attenzione che riparte il Salisburgo dall'altra parte. Attenzione, in mezzo a quattro, Konaté va a colpire un compagno. Però, ragazzi, cioè, a me sembrava veramente un fallo netto. Ora Barella non controlla la palla, riparte il Salisburgo sulla destra con Capaldo. Posizione di cross, fischia l'arbitro, no. No, si va avanti, quindi qua mi sa che si passa e va. Volevo vedere il replay almeno, attenzione ancora a Salisburgo. No, segnalato che lo vedono dopo domani. Mi hai dato una speranza vana. Ancora pallone per Sucic. Attenzione, Thuram va a chiudere in difesa, ma il rimpallo lo sfavorisce. Pavlovic, cross in mezzo, mette fuori di testa De Vrij, ancora Thuram. Buono per Frattesi, attenzione a non gestire la palla troppo con sufficienza. Thuram vince due contrasti, ancora palla per Lautaro, per Thuram, pallone un pochino troppo lungo, ma Lautaro la riconquista a centrocampo. Sono scarsi. Ancora Aslani, sulla sinistra Bastoni, va a recuperare il pallone, ancora Basto, 82 di gioco, Basto ora si trova il muro, le maglie nere davanti, Barella per Aslani, posizione di tiro, non se la sente Aslani perché a quel punto sono chiuse le maglie del Salisburgo. Ancora Carlos Augusto, largo per Bastoni, ancora Carlos Augusto per Aslani, niente, non giro palla, ma il Salisburgo è chiuso nella sua metà campo, quindi difficile trovare spazio. Loro orizzontale per De Vrij, allarga a sua volta per Darmian. Darmian chiama i compagni a raccolta e poi niente, si torna su De Vrij. Vorrei vedere il replay, giustamente il gioco è in corso, quindi non si può vedere il replay. Barella, tre quarti di destra, avanza. Ancora Barellino, va a cambiare lato, molto bene, sulla sinistra per Basto che mette giù di petto, posizione di cross, arriva il cross, il primo paro per Lautaro, traversa! Mamma mia Lauti, che colpo! Gran cross di Basto, gran taglio di Lauti, torsione col corpo, colpo di testa e poi traversa! Mamma mia che occasione, De Vrij, limite dell'area di rigore! Poi serve Bastoni in orizzontale, teniamo il possesso con Lautaro, tre quarti di sinistra. Lato corto dell'area, si torna su Bastoni, poi Aslani, tutto chiuso ora il Salisburgo, 8 minuti alla fine, palla sulla destra per Darmian, si sovrappone Barellino, servito sul taglio, cross che non arriva, va a cercare Barella, ancora Thuram, stavolta i difensori, Thuram, numero di tacco per Barella, posizione di cross, arriva il cross in mezzo, uscita facile del portiere, senza problemi, vediamo No, questa è la traversa di Lautaro. Grandissimo. La parata al portiere. Sì, ha fatto una grande parata al portiere che poi ha dato la palla sulla traversa. Grandissima parata qui del portiere. Perché... Ma grandissimo il colpo di testa, meraviglioso. Questo era un gol alla Lautaro. Sì. Veramente. Buona la chiusura di De Vrij sulla destra. Questi non sono. Prova ad avanzare De Vrij da fascia, grande palla per Lautaro, di tacco per Barella, limite l'area di rigore, grande palla di Barella per De Vrij, arriva il cross in mezzo, non era facile per De Vrij arrivare su questo pallone, attenzione che può ripartire Salisburgo, ma no, scivola, no. Ancora Frattesi va a recuperare palla, posizione di cross, ma in area non c'è nessuno, arriva ora il cross, Lautaro, Thuram, Barella, attenzione, protestano i giocatori dell'Inter per un fallo di mano, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Inter, questa volta no, sì che c'è calcio di rigore, il tiro di Barella deviato, io non ho visto ma se l'ha dato da una mano, rivediamo il tiro fallo netto di Bistrup, però dove stoppare lì la mano fallo netto di devo Bistrup, devo dire che proprio questo è proprio rigore, cioè non è che para, non riesci a trovare neanche un vediamo un chi va sulla per palla darlo. Perché Ciala non c'è, quindi credo Lautaro. Una parata di Bistrup, così è andato su questo. Oh, ma non aveva fischiato lui. Lui non l'aveva fischiato, lui lo fischia due o tre secondi dopo. Non è facile dopo, non vedere una roba così. Rigore, chi lo tira? Lautaro, Lautaro Filippo? Lautaro, sì, non c'è Çalhanoğlu, che è il rigorista principale. Che ne ha fatti 15 consecutivi. Sì. ma... Lauti, sul dischetto, 85 di gioco, tutto pronto.
L'arbitro fa segno un solo rigore a Schlager che deve stare sulla linea di porta coi piedi. Quasi piccolina la porta, alla riquadratura. Indica ai giocatori di stare fuori dall'area di rigore. Ma così lo devo vedere il rigore? No, così è bruttissimo. La porta, Tutto pronto per allarga, il rigore. Sembra subbuteo. Parte Lauti. Destro! Lautaro Martinez! E il Toro! 1-0 per l'Inter! Minuto 86! Schlager da una parte, pallone dall'altra! Freddissimo l'argentino che poco fa aveva preso una traversa! Stavolta batte il portiere su calcio di rigore! 1-0 per l'Inter! E il Toro! Lautaro Martinez! Dai ragazzi, dai! Su! Dai, su! E il Toro, sempre lui, mamma mia. 14 gol in stagione, se non sbaglio. 12 in campionato, 2 in Champions, se non sbaglio. 10 minuti in campo, una traversa e il rigore è fin qui decisivo, insomma. Lautaro è... Non sbaglio mai è lui. I pronostici. Beh, no, aspetta, tu mi hai parlato di gol maturo. Ma 20 minuti fa. Io ti ho detto dopo il 75esimo. Tu hai detto dopo il 75esimo. Succede tutto. Allora, Inter in vantaggio, ne approfittiamo, il gioco è ancora fermo. Da un giocatore del Salisburgo, sta parlando con l'arbitro, gli sta proprio indicando questo. Intanto rivediamo, Acerbi che va. Qua non vedo niente. No, non subisce nessun colpo. Allora forse qualcosa su di suo a livello muscolare. Ma non abbiamo più sostituzioni, L'Inter quindi l'Inter ha esaurito il punto. È vero, no, si è completato il quadro che avevi previsto perché c'è stato l'ultimo cambio. Ah, è entrato Di Marco per Carlos Augusto, sì. Ora attenzione al fallo laterale per il Salisburgo che butta la palla in area di rigore, palla passa, serie di batti e ribatti, poi Aslani buca, il sinistro. Aslanino attento sopra la bene. Traversa, 5 minuti di recupero che partono adesso, il sinistro del centrocampista del Salisburgo che è Forson, appena entrato svirgola completamente un pallone che non era comunque assolutamente facile, anzi 6 minuti di recupero. Sì, ma hanno aggiunto il recupero. Hanno aggiunto un minuto in più, sì. 6 minuti di recupero, quindi ancora 5 minuti e mezzo da soffrire. Lancio lungo per Sommer a cercare Thuram che mette giù un pallone difficilissimo, gigantesca anche la partita di Thuram, pallone all'indietro per Darmian. Poi Frattesi si fa anticipare, no Fratte, queste cose devi stare attento. Lancio lungo, attenzione a Pavlovic, la chiusura di Bastoni e poi Acerbi spazza, che però la palla arriva a Bistrup, arriva ancora il Salisburgo ad attaccare. Attenzione lì all'uno contro uno, la grande chiusura di Barellino, che ora però non deve perderla lì. Passala Nicolò, passala! Ancora il pallone per il Salisburgo sulla sinistra, Dedic, lato corto dell'area di rigore, pallone all'indietro, il cross in mezzo sul secondo palo, colpo di testa, Sommer senza problemi. Nicolò, la devi dare la palla! Dalla! Dai, su, hai fatto una bella chiusura, ripartiamo, l'allarghi, poi magari ci fermiamo lì, passa il tempo, però non possiamo riperderla con tutti loro che sono davanti. Insomma... Ancora palla a metà campo, Bastoni di testa per Di Marco che prova ad andare via sulla sinistra, lancio in verticale per Lautaro, però la palla è preda della difesa del Salisburgo, si torna da Schlager, 2 minuti passati, ne si deve giocare ancora 4, lancio lungo di Schlager a cercare Acerbi, cioè a cercare l'attaccante, Acerbi va in anticipo, poi Frattesi commette fallo a metà campo, vai davanti alla palla Davide, inquadrato ora la tifoseria nero-azzurra, ma dobbiamo giocare ancora 3 minuti e mezzo, anzi 4 minuti, 3 minuti e 50. Ancora palla per il Salisburgo che verrà messa verso l'area di rigore, spostata sulla sinistra, ancora Dedic che va a puntare Di Marco, Dedic lato corto dell'area, si sposta la palla sul destro, c'è anche Thuram che va a dare una mano, pallone all'indietro, siamo molto schiacciati dietro, ancora palla per Forson che prova a buttarsi nella metà campo dell'Inter, nel cuore della metà campo dell'Inter, ancora Bistrup allarga tutto sulla destra per Capaldo, arriva il cross, no, la finta di cross, va per le terre Lautaro che è venuto a pressare in fase difensiva a dare una mano ai compagni, Aslani viene saltato, attenzione ora ancora il Salisburgo, c'è un giocatore Salisburgo a terra in area di rigore, l'arbitro fa segno di alzarsi, poi Lautaro, la palla forse uscita, non secondo guardialine, cross in mezzo, spazza Frattesi, palla che si impenna,
Ancora colpo di testa di Salisburgo, non si placa l'ira di Thuram che va a recuperare un pallone difficilissimo, forse subisce fallo. Applausi per Marcus Thuram. Il 93esimo, c'è ancora un'energia. È una roba impressionante, un altro di quei giocatori che e sono stati bravi, è la parametro zero. Sì, sì. Cioè, ma io dico gli addetti ai lavori, arriva l'Inter che sono bravi, l'ha portato a casa. Cioè, grande giocatore. Thuram, palla che rimbalza al 93esimo con tutti i chilometri che si è fatto in mezzo a due avversari, la va a coprire, la va a prendere, si gira addirittura a palla al piede e si fa fare fallo e guadagna secondi preziosissimi. Ora Cerbi allarga su un assist per Dima. Dima, tocco per Barella, ottimo l'1-2, ancora Dima, arriva al cross in mezzo, buco della difesa Salisburgo, ma la palla è troppo in area di rigore dove non ci sono maglie bianche. Allora lancio lungo di Schlager subito a cercare gli attaccanti. Palla che finisce sulla testa di Acerbi, bravissimo a rinviare. Ripartiamo sulla sinistra con Barella che stoppa un pallone non facile. Barella d'esterno va a cercare Lautaro, uno stop magnifico! Poi sbaglia la cosa più facile. Lauti sbaglia la cosa più facile. La palla di Barella è bellissima, in trivela. Lautaro va a stoppare una palla alta in corsa, la mette giù perfettamente, poi può anche andare avanti. Invece esatto, preferisce tirare di sinistro subito, che non è il suo piede, e la tira fuori. Sì, sì, poteva avanzare, so mettersela a posto. E aveva già fatto la cosa più difficile, lì ragioni. Attenzione, Salisburgo può provare il cross in mezzo, De Vrij in spaccata. Anche De Vrij. Poi Aslani per Thuram che protegge il pallone, va via ancora sulla destra Marcus Thuram, mamma mia, ancora Thuram, prendi fallo Marcus, prendi fallo, addirittura il colpo di tacco in mezzo a due, mamma mia che spettacolo Marcus, ma cosa ha fatto? Mamma mia, poi saggiamente si ferma e va a cercare fallo che subisce, mamma mia, Marcus Thuram. Cosa ha fatto? Veramente un finale di Thuram clamoroso, sta facendo delle cose... Pazzesco Marcus Thuram, pazzesco Marcus, un'intelligenza, oltre al fatto di andare a prendere sti palloni, gestirli in sta maniera, saltare l'uomo, ma l'intelligenza, capire il momento della partita, prendere, spostarsi, prendere fallo, guadagnare secondi, intelligentissimo. Questo 30 secondi alla fine. Punizione per l'Inter che andrà battuta corta là vicino alla linea del laterale. Infatti fa così Aslani, va a chiamare Lautaro che però prova il dribbling al posto che tenere il pallone, poi va in contrasto, ma la palla è per il Salisburgo che quindi ha l'ultima palla della partita, 20 secondi al termine, fallo laterale in zona difensiva. Se ne incarica Dedic. 15 secondi alla fine, lancio a palla alta, serie di batti e ribatti, poi Barella, ma no, ma Nicolò! Per fortuna in qualche modo il rimpallo ci premia, De Vrij va a lanciare giustamente lungo, stiamo aspettando solo il fischio finale, Lautaro va a recuperare palla, prova il dribbling su Bidstrup, non gli riesce, palla che finisce in out, dovrebbe essere finita, è finita qui, 1-0 per l'Inter in trasferta in Austria, Salisburgo, siamo negli ottavi di Champions con due giornate d'anticipo e ora pensiamo al campionato con molta più tranquillità. Bravi, bravi, bravi ragazzi, veramente, veramente bravi, 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 bravi. Inter qualificata dunque agli ottavi di finale con due turni d'anticipo, decide Lautaro Martinez su calcio di rigore, una traversa anche, un'occasione sprecata nel finale, da quando è entrato insomma l'Inter è diventata molto più pericolosa, poi molto molto bene anche Thuram, credo che becca l'attacco, non si possa dire nulla quest'anno all'Inter. No, traguardo, ma che quanto pesa secondo te avere già la qualificazione a novembre? Sta qui e sei bello tranquillo, ti concentri in campionato e lì le altre partite c'è chi fa giocare quelli che hanno giocato meno, perché ormai la fascia è alta, cioè a me colpisce oltre che sono convincenti anche nell'attimo della difficoltà, ti danno l'impressione che non perdano mai la testa e abbiano la situazione sotto controllo, quindi puoi andare in svantaggio, puoi fare 0-0, puoi subire, ma alla fine ti dà l'impressione che possono determinare il risultato in qualsiasi momento. Va a festeggiare la squadra sotto il settore ospiti, giustamente, insomma, il traguardo era alla portata, perché questo l'avevamo, era un girone in cui l'Inter era... Il modo di giocare delle squadre era chiarissimo, avevamo detto a bocce ferme che sarebbe stata l'Inter nella seconda parte, approfittando della maggiore freschezza, dell'abbassamento anche del ritmo, avrebbe fatto vedere la sua maggiore tecnica, la sua maggiore qualità, e ha meritato ampiamente, al di là del rigore a 5 minuti alla fine, poteva segnare anche prima,
mi ha deluso moltissimo il Salisburgo. Che mi dispiace per te se ti ha deluso Salisburgo. No, no, sto facendo analisi della partita. Cioè, l'ha deluso Salisburgo. Vabbè, Paolo, Paolo confidava in Salisburgo. No, io sto dicendo. Ognuno ha le sue simpatie. Ma da dove arrivi? Sto facendo un'analisi della partita. Ma che analisi? Fai tu le analisi. No. Faccio un'analisi della partita, avevo anticipato perfettamente. Ti ha deluso Salisburgo, dai, non ti No, ha giocato malissimo il Salisburgo. Ha fatto soltanto tanta. Tanta foga inutile, non ha fatto un'azione concreta, risultato che è stretto per l'Inter. Ezio, tu addirittura eri stato ancora più preciso di Paolo, perché tu avevi detto segna dopo il 75esimo, quindi abbiamo un veggente qui. Grande avvocato. Oltre al fatto che questi di tecnica l'abbiamo visto, l'abbiamo già detto e ripetuto, perché ad esempio l'ultima azione che giustamente Filippo ha esaltato di Thuram, la classe che ha Thuram in mezzo a quei tre lì, quei tre messi insieme, non fanno un suo piede. Quindi questa era la differenza. Poi, tanto di cappello, anche se l'Inter le occasioni le ha avute, preso una traversa, ha avuto una grossissima occasione con Frattesi nel primo tempo, però vince 1-0 su rigore, quindi vuol dire partita faticata. Un altro rigore che non è stato passato in cavalleria. In realtà non abbiamo mai più rivisto, mai, quindi non lo sappiamo se c'era. La sensazione era quella. Sì, però, la sensazione era quella, però dico, hai fatto tre palle gol, hai vinto 1-0. Insomma, mi sembra che l'analisi sia chiara. Palle gol, contro... ne ha fatte 5, comprese le due del primo tempo, no? Sì, bastoni, Frattesi e poi le tre dopo. 3 o 4, però io... vai in trasferta su un campo dove ti posso e creare poi, problemi. E poi è fai chiaro. 3 o 4 palle gol e vinci. Esatto. Che nel momento in cui, Paolo, gli altri calano, come pensavamo, e tu fai entrare dei giocatori come Lautaro, Barella, come Di Marco, e Di Marco più... è stato l'87 sì, Di Marco alla fine. Però comunque sono giocatori, ragazzi, stiamo vedendo i gironi che ci mette in onda la regia. È appena successa una cosa clamorosa: lo United che vinceva 3-2 a Copenaghen ne ha presi 2 in pochi minuti e ora perde 4-3 e in questo momento è ultimo nel girone, quindi insomma una big rischia di uscire, anche se 4-4-3, quindi sono tutte attaccate, Poi dopo li vediamo appena finiscono le partite. Forse qui si riferisce a gironi come questo Vigliotti quando dice che bisogna arrivare per forza primi per il Napoli, si dice, ma non è possibile che c'è il Real. Quindi il secondo, c'è molta differenza fra il Bayern di Monaco e il Copenaghen, ad esempio. E chi dovesse passare, certo. Beh, e poi oltretutto io credo che stasera il Real Madrid ha vinto contro il Braga, il Napoli... No, è primo il Real Madrid. Sì, il Real Madrid è quasi sicuro di essere primo, no? Adesso c'è ancora Real Madrid-Napoli, però... diventa chiaramente molto complicato per il Napoli pensare al primo posto. Filippo, facciamo gli up and down dell'Inter. Certo, molto volentieri. Vabbè, allora, gli up sono decisamente facili. Thuram 7,5, Lautaro 7,5 e Darmian 7. Quindi Thuram, Lautaro 7,5 e poi abbiamo un 7 a Darmian. Siamo d'accordo, rilevo soltanto che Lautaro ha preso 7,5 in 15 minuti. Sì, se avessi segnato anche il secondo, 8. Sì, assolutamente. Lì ha sbagliato clamorosamente. Ma poi anche quando lo metti, lui entra subito in partita. Lui, cioè, entra con la testa giusta. Altri giocatori fanno fatica, no, a entrare, a riuscire. Lui gioca dall'inizio, lo metti dopo, riesce a concretizzare subito la situazione. E per quanto riguarda i giù... Non bocciarmi nessuno. Vabbè, non quelli posso. Quelli meno da sufficienza e su. Carlos Augusto, non gli posso dare 6 a Carlos Augusto. Allora fai 5... E mezzo a Carlos Augusto, 5,5. Carlos 5, 5 Augusto. 5 per entrambi. 5 a Carlos e 5 Augusto che fanno 10. È stato forse... un po' sono lui macchinoso. No, darei Carlos Augusto 5 perché ha giocato proprio una partita anonima. E ancora e Mkhitaryan 5,5. Darei forse anche Ciala, qualcosina alla fine ha pagato. 5,5 anche più, lui ci può stare. Non ne aveva più. Non ne aveva più, non ce la faceva più. Poi infatti quando è entrato mi è piaciuto anche Aslani, mi è piaciuto parecchio. Okay. Quindi direi questi 3 con 5,5. Ok, siete d'accordo? No, scusa, 5 Carlos Augusto. 5 Carlos Augusto, 5,5 gli altri due. Becca, sei d'accordo? Sì, d'accordissimo. Assolutamente. Sono questi, insomma, i giudizi. Sì, anche se
poi dopo Augusto, sono d'accordissimo con Filippo. Ovviamente. Michi, sai, a prescindere per quello che sta facendo dall'anno scorso quest'anno, ah, anche certo. Se la sera. No, ma poi le gioca tutti, è... ragazzi. Cioè, ma anche Ciala. Cioè, ma se io, no, io non discuto. No, ma aspetta, qua se parliamo della partita di oggi, io non discuterei mai per quello che stanno facendo Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è sempre il migliore in campo da 3 anni a questa parte. È chiaro che se posso trovare quelli un po' sotto oggi, più sottotono della normalità, e oggi ci sta anche Mkhitaryan è da un po' di partite che è stanco, eppure è sempre in campo, eppure gioca sempre partite importanti. Oggi un po' meno del solito. È chiaro che se devo andare a guardare, io avrei dato 6 a Çalhanoğlu e 6 a Mkhitaryan. Stiamo parlando di un gioco up and down, 5 e mezzo. Carlos Augusto è l'unico della partita che proprio era fuori partita. Quindi i voti di Çalhanoğlu e Mkhitaryan li parametriamo un po' alla loro abitudine a essere comunque sempre protagonisti. E allargando il discorso a quelli che giocano meno e che stasera hanno avuto spazio, vabbè, a Carlos Augusto abbiamo detto Sanchez, bene. Giudizio positivo? Bene, quello che gli abbiamo chiesto. Fare. Bissek? Cioè, bene. Che adesso dovrà giocare, perché insomma con Pavard fuori 2 mesi diventa. Ma io chiedo a Becca, secondo me se non fosse stato ammonito avrebbe continuato a giocare. Sì, lì è stato ammonito, è uscito, altrimenti andava avanti. E il quarto è Frattesi, che lui gioca un po' meno. Ma lo consideri un dodicesimo, è un titolare aggiunto anche lui. C'è secondo me un paio di giocatori, quello più è Augusto lì, che è ancora troppo contratto, troppo poco sciolto, sì. Perché anche Aslani all'inizio, quando è arrivato all'Inter, si vedeva che era un ottimo giocatore, però ha faticato anche lui. Adesso è bel brioso, è entrato, si è integrato e in futuro sicuramente sarà uno dei più bravi. Sono finite tutte le partite di Champions, allora vediamo i risultati di questa serata con i gironi. La regia è libera di mandarli come meglio crede. Abbiamo visto il clamoroso risultato di Copenaghen, eccolo qui, partiamo proprio dal girone del Bayern, con il Bayern che è già sicuro di essere sia qualificato che primo, quindi qui non ci sono dubbi. Il secondo posto qui è una bella lotta, tre squadre tutte lì, e nelle prossime 2 giornate insomma c'è, se non sbaglio, Galatasaray United da Istanbul, c'è il Copenaghen, bella calda, insomma sì, qua può succedere veramente di tutto. Vediamo il prossimo gruppo che abbiamo preparato, eccolo qui, il girone B. Anche qui lotta importante per il secondo posto, perché l'Arsenal 9 punti, non è ancora qualificato, sto andando proprio a memoria, sto cercando di fare i conti al momento, però credo gli basti pochissimo ancora. Lens e PSV sono alla pari e quindi qua bisogna vedere che succede nelle prossime 2. Altro girone in cui c'è disavanzo tra la prima e la seconda. Andiamo a vedere il girone C allora, che è quello del Napoli. Qui l'abbiamo detto, il Napoli con questo pareggio oggi di fatto si è precluso la possibilità di vincerlo questo girone. Attenzione, perché alla prossima, se non fa punti a Madrid e il Braga invece dovesse farli con l'Union Berlino, vuol dire che all'ultima giornata c'è un Napoli-Braga al Maradona, che è uno spareggio. Da qualificazione sicura a complicata, insomma, il passaggio c'è stato. E infine il gruppo D, quello dell'Inter, qui c'è poco da ragionare a livello di qualificazione, è l'unico gruppo di tutta la Champions in cui si sanno già le prime 2 che passano. Real Sociedad e Inter, sicure di andare agli ottavi di finale. Bisogna capire chi delle 2 vince il gruppo. Ci sarà lo scontro diretto a San Siro. Inter-Real Sociedad è l'ultima. Okay. L'ultima giornata, quindi... Quindi prima abbiamo il Benfica in trasferta. Prima Benfica-Inter e poi Inter-Real Sociedad. Andiamo in pubblicità, allora. Al rientro parliamo anche un po' di Milan. Saluto e ringrazio Evaristo Micarossi. Grazie, tu vai a mangiare adesso, fai la mela filippica. Prima della partita non mangio mai perché sento la tensione. Mangia dopo. Ciao ragazzi. Torniamo tra... Ciao. Però ti perdi l'avvocato a mangiare del Milan adesso. È stato qui 5 ore. Avvocato, ti voglio bene, ma parla... 5 ore senza mangiare. È un record, Paolo. Neanche andare in bagno. Ma adesso parleremo di Milan e dell'impresa di ieri sera. Adesso devo restare. Ti allieterai. A tra poco. Ti giuro.